notte romantica è una notte pensata per celebrare l'amore. Siamo molto contenti di farlo nel nostro paese. Selfie al tramonto. Cosa si prova in questo momento? Vedere un bel panorama che sicuramente solo da questi paesi di montagna si può vedere, con una bella vista che da qui puoi vedere anche Palermo. Dà la possibilità di far vedere le potenzialità del nostro paese. Parte di questa serata, perché è organizzata dai borghi più belli d'Italia e noi siamo molto orgogliosi di fare parte di questo circuito. Siamo felici, siamo contenti e mancava anche questa giornata, sinceramente non sapevo nemmeno dell'esistenza e i borghi più belli d'Italia hanno deciso questa giornata e siamo tutti qua a festeggiare. Questo è vino di pesca, i pesca di nosce da montagna. E poi c'è il pane gonzato. Il pane gonzato con l'olio e il papareggio e l'origano fresco di quest'anno. Che dire, dopo questa degustazione, un giro nel centro storico, cosa chiedere di più? Niente, dobbiamo solo ammirare e basta. In questo momento, come sottofondo, rose rosse di Massimo Ranieri e circondati da una storia grande. Sì, è molto emozionante, speriamo che tanti possano soffrire di questo bel momento. Vi aspettiamo numerosissimi. Salutiamo tutti. Grazie. Grazie a te. Sant'Agata di Militello. Cosa ne pensa di San Marco d'Aluce? Bellissimo, bellissimo. Ho visto la prima chiesa, è bellissimo. Ancora abbiamo visto solo una chiesa. È stupendo, bellissimo. Poi la gente è molto cordiale, molto ospitale. È veramente un paese da visitare, veramente. Ma non basta un'ora, ci vuole molto di più. Questa è la prima volta, verremo per di più, ok? Grazie. Prego. A chi dedichiamo questo brindisi? A tutti noi. A noi e a loro. A loro, a quelli che non possono essere presenti a San Marco d'Aluzio, a salute. Sono delle serate sicuramente molto belle, divertenti e almeno diciamo che c'è anche qualcosa, c'è un po' di movimento. No, veramente è bella, speriamo che continuiamo così. Percorriamo parte del centro storico di San Marco d'Aluzio, che oggi si tinge di romanticismo, naturalmente lo è 365 giorni l'anno, ma oggi per questa giornata lo è ancora di più. Sono delle belle iniziative, niente, le organizzano spesso comunque. Bella,
cappella, una bella occasione per far conoscere anche piccoli artisti del luogo. La serata romantica, San Marco d'Alunzio cosa rappresenta per voi? San Marco d'Alunzio è romantico già di suo. Con tutti questi panorami e questi tramonti che ci regala, è fantastico, quindi ci sta. Mi ha fatto piacere coinvolgere veramente i piccoli della nostra associazione. Noi, come dice la maglietta, siamo Borgo in Musica, siamo un'attività di grande prestigio internazionale, però ci occupiamo anche di bambini, di scuola di musica, quindi mi sembrava giusto in un'attività come questa, in una notte magica come questa, di coinvolgere i bambini con dei flash mob, con delle attività musicali nei vari scorci del nostro bellissimo comune. È tutto, San Marco d'Alunzio è il fiore all'occhiello del Tirreno, la taormina del Tirreno, è il cuore del Parco dei Nepriti, perché la porta per il Parco dei Nepriti passa da San Marco d'Alunzio. Basta amore, però ma gli altri sono andati a lavarsi tipo vante, lo sto suonando. Pane con l'olio per uno spuntino davvero speciale, molto apprezzato, vero? Sì, molto gradito, con un pochino di peperoncino. Si respira un'aria bella, serena e di tranquillità. E vivranno momenti indimenticabili. I vostri nomi? Emanuele. Alessandra. Spettacolo amato da tutti. Una buona serata a tutti, cosa auguriamo? Grazie, un buon divertimento a tutti. Grazie.